Buongiorno, buon mercoledì. Mi sono preparata il cappuccino. Adesso andrò a mangiare anche qualche biscotto. Vedo un attimo cosa ho in dispensa. Non so ancora cosa mangiare. Comunque, oggi c'è una bellissima giornata di sole. Finalmente, l'altro giorno c'era un bruttissimo tempo. Oggi, invece, giornata meravigliosa. Adoro comunque svegliarmi quando c'è una giornata così bella, nonostante ormai non faccia più caldo e ho anche ufficialmente acceso il riscaldamento la settimana scorsa. Infatti ho il pavimento bello caldo ed è una cosa che mi piace molto. Però almeno c'è appunto una giornata di sole, la casa è bella luminosa, specialmente la zona notte dove picchia il sole, mentre l'altro giorno quando ho registrato il video, ho registrato un vlog e ieri sera lo stavo editando, quindi sicuramente lo vedrete prima di questo, e era completamente sgranato perché c'era talmente scuro in casa durante tutta la giornata, proprio ancora al mattino. Proprio perché fuori era molto nuvoloso, era una giornata uggiosa, ha piovuto tutto il giorno. E quindi il video è uscito un po' scuro, un po' cupo e anche un po' sgranato perché io avevo impostato la luminosità un pochettino più alta, ma essendoci totalmente buio in casa, insomma, i filmati non erano super di alta qualità. Oggi invece giornata bellissima, quindi si vede sicuramente tutto meglio e insomma lo preferisco perché mi piace condividere comunque dei contenuti di qualità. Detto questo, sto facendo appunto colazione con il cappuccino. Ultimamente sono tornata a farmi il cappuccino quasi tutte le mattine, tra l'altro ogni tanto ancora ricevo dei commenti, ma Giada, quanto sei dimagrita tantissimo, come mai, cosa è successo? Io ho iniziato una piccola dieta, comunque ho iniziato a mangiare meglio durante il lockdown e quando ho perso quei 2-3 chiletti che mi ero prefissata, ho cercato insomma di mantenere il peso, che alla fine sto mantenendo ancora adesso a distanza di diversi mesi, però non sono più dimagrita assolutamente, peso ormai così da aprile, quindi non è più assolutamente cambiato il mio peso. E niente, detto questo, faccio la mia colazione e dopo devo sistemare un pochettino casa e voglio anche raccontarvi un attimo del tavolo, di come abbiamo sistemato il tavolo qui in sala da pranzo, perché forse su Instagram vi ho mostrato qualcosina, un piccolo spoiler senza neanche rendermene conto, ma qui su YouTube ancora non vi ho detto e non ho spiegato, quindi dopo magari vi racconto un po'. Adesso vado in bagno, mi faccio una maschera, tra l'altro recupero anche il cavalletto e qui nel mio studio c'è un totale casino, è diventato proprio uno sgabuzzino, non uno studio, ma fa niente. Recupero una maschera e oggi mi sa che faccio io un po', non so se fare una maschera in crema oppure una maschera in tessuto. E qui dentro c'è un casino. Dovrei effettivamente anche fare un lavoro di riordine perché c'è un po' di caos. Ho talmente tante cose che non si capisce niente. Quindi maschera, maschera viso, allora se non ricordo male dovrei averle qua, mamma mia che macello, c'è un casino. Allora, o faccio la Coco Wow di Hello Body oppure potrei farne una in tessuto. Madonna, cade tutto, ce la facciamo? Allora, in tessuto potrei fare o questa qui di Puro Bio, maschera viso per pelle grassa con acido ialuronico. Però se non mi ricordo male questa è da preparare. Esatto, inserisci tutto il contenuto della bustina in un contenitore e aggiungi l'acqua. Ne avevo già provata una di queste qui, ma non mi ero trovata particolarmente bene. Quindi volendo potrei farla così almeno poi non ce l'ho più perché non mi ha convinto. Oppure potrei fare questa qui per gli occhi, contorno occhi no. Questa anche mi ispira. Però
maschera all'uovo in tessuto. Dai, faccio questa qui e questa la farò un'altra volta. Ok, vediamo se si chiude. No, Madonna, fatemi sapere se vi può interessare un video dove vado a riordinare e sistemare, insomma, fare un po' di selezione di questa cassettiera che non si chiude ancora. Ma come mai? C'è troppa roba. Vi faccio vedere anche tipo questa parte qua. Casino, casino, casino. Meglio chiudere. Andiamo a farci la maschera. Come sempre, quando mi dedico alla skincare, metto una fascia per i capelli, anche perché li ho lavati ieri e non vorrei sporcarli subito. Ho già lavato il viso, adesso vado a mettere un attimo tonico, siero e faccio la maschera e infine vado a mettere la crema idratante perché è l'ultima cosa che bisogna mettere sul viso. Quindi andrò a metterla dopo. Tra l'altro, stamattina stiamo anche aspettando l'esito del tampone di mio papà, perché alla fine gli è venuta un po' di tosse in quest'ultima settimana e vivendo con mia mamma e mia sorella, che sono risultate entrambe positive, anche se fortunatamente si stanno riprendendo, ormai sono in via di guarigione. Perlomeno si ispira, però stanno abbastanza bene. Infatti, fra poco dovranno fare il tampone di ritorno. Però, per sicurezza, gli hanno detto: fai anche te il tampone. Quindi l'ha fatto ieri. Stiamo aspettando l'esito, vediamo un po' cosa salta fuori. Anche se dormono tutti separati, perché mia sorella dorme nella mia ex camera, che poi in realtà è diventata la sua camera. La sua camera di mia sorella, quella dove dormiva prima, che è più piccolina, è diventata la camera praticamente degli ospiti, e hanno messo lì il mio letto matrimoniale, quello che usavo io, e poi ovviamente c'è la camera matrimoniale dei miei, quindi mia mamma dorme nel letto matrimoniale nella sua camera. Mio papà invece dorme nel mio letto, nella cameretta degli ospiti, e mia sorella dorme in camera sua. Così almeno sono tutti separati e non c'è rischio di contagio. Almeno mio papà ormai è da una settimana che dorme separato, quindi forse non l'ha preso, anche se la tosse che ha ci fa un po' preoccupare, perché ha una bella tosse. L'unico sintomo che ha avuto, magari solo tosse, non lo so. Vediamo, sto tenendo monitorato il tampone, ma al momento non è ancora uscito il risultato. Comunque, mascherina Thyme, sto sporcando tutto perché è imbevuta tantissimo di prodotto e mi sta colando sul pavimento. Va bene che dopo devo lavarlo, però. Non spaventatevi, tra l'altro è freddissima. Io di solito queste qui preferisco farle in estate o comunque primavera, quando fa più caldo, perché sono super super fredde. Adesso la tengo in posa, mamma mia, faccio paura. La tengo in posa una mezz'oretta e ci vediamo più tardi. Alla fine ho tenuto la maschera in posa per quasi un'ora. Ebbene sì, alla fine mi sono un po' persa via, ho dovuto rispondere a qualche mail, ho sistemato la cucina, o meglio la tazza della colazione che ho usato stamattina, e alla fine è passata quasi un'oretta, 50 minuti tutti. Vado a massaggiare il prodotto in eccesso. Comunque mi è piaciuta tanto perché era molto imbevuta di prodotto, quindi ha agito proprio bene sulla pelle. Adesso completo con la maschera per il viso. Questa è una maschera idratante, è una maschera 3 in 1 in realtà, perché va ad idratare e anche ha un'azione anti-aging, quindi mi piace molto. La vado a mettere su tutto il viso e anche sul collo. Adesso mi tolgo il pigiama, mi trucco e vado a sistemare anche il bagno perché devo ancora pulirlo stamattina. Skincare anche per questa mattina fatta. Adesso vado a vestirmi perché, tra l'altro, prima ha suonato il corriere
Ah, avevo la fascia, avevo la maschera. Lui mi ha suonato, io ho aperto poco poco la porta, gli ho detto arrivo subito, prendo una mascherina. Lui nel frattempo è andato via, meno male, perché ero conciata che facevo paura. Mi sono cambiata look della giornata, leggings comodissimi, magliettina a maniche corte, visto che in realtà oggi sto bene, non ho freddo, poi magari più tardi mi viene freddo e mi metto la felpa e poi calze, calzettoni di lana ormai sempre presenti. Vi faccio vedere il pacchettino che mi è arrivato questa mattina. E dopo vi racconto del tavolo che già intravedete qualcosa. Pacchettino arrivato da, cerco di nascondere il mio indirizzo, da Bella Via. Vediamo un po' che cosa c'è. Apriamo. È leggero, quindi immagino ci sia un prodottino nuovo. Infatti, un siero per capelli. Ha un profumo di vaniglia, un po' come tutti i loro prodotti. Buono, lo proverò sicuramente. È quindi un siero che si può utilizzare sui capelli prima di andare ad asciugarli, oppure si può mettere a styling completato, quindi su capelli asciutti, appunto per renderli più morbidi e luminosi. Wow, adesso è suonato il timer del forno perché nel frattempo si è fatta quasi ora di pranzo, quindi mi sto facendo un po' di carne di arrosto che mi ha avanzato al forno con le patate. Vado a mettere di tutto nel frattempo. Il pranzo è pronto, c'è un profumino super invitante e adesso mentre mangio guarderò qualcosina su Netflix. Ho finito di mangiare, nel frattempo nella zona notte sto facendo andare il robottino così mi pulisce direttamente lui il pavimento. Arriviamo però al discorso del tavolo, perché alla fine, tra una cosa e l'altra, stamattina non vi ho detto. Stavamo pensando di cambiare il tavolo qui in sala da pranzo, visto che comunque ce ne serve uno da mettere in taverna. La nostra idea è quella di mettere il tavolo che abbiamo adesso in taverna e prenderne uno, o meglio, farcene fare uno su misura per la casa. Vorremmo affidarci a un falegname. Il falegname lo conosciamo perché mi ha già fatto diversi lavori, come ad esempio lo snack qui sulla cucina, la mensolina uguale allo snack e anche il mobile. Mi ha finito l'inserto, insomma, il pezzettino che mancava per completare la lunghezza della parete che ho qui davanti a me. Quindi so come lavora, mi piace, ha capito quali sono i miei gusti e quello che effettivamente mi piace. E quindi vado abbastanza sul sicuro. Vogliamo farci fare un tavolo in massello di rovere. L'unico dubbio che abbiamo è sulle gambe, se farle in legno anche quello oppure se farle in ferro. Anche in quel caso abbiamo già una persona su cui possiamo fare affidamento perché ci aveva già realizzato la struttura delle scale che ci portano poi sul soppalco più piccolo e anche lui mi piace come lavora, quindi in realtà avrei già le due persone per poter poi creare il tavolo, però non so se farò tutto in legno oppure se fare le gambe diverse pensavo bianche, in metallo bianco. Adesso vediamo un attimo. Comunque, perché ci è venuta questa idea? Perché settimana scorsa, il weekend scorso, il weekend appena passato, ho ascoltato i vostri consigli. Alcuni di voi mi hanno detto: Giada, prova a mettere le sedie a capotavola perché tutte e tre così sono un po' troppo vicine e vedrai come sta bene. Quindi ho fatto questa prova, però non solo perché ho allungato il tavolo. Adesso vi faccio vedere. Come vedete, ho messo due sedie a capotavola e due ai lati e devo dire che mi sono ricreduta perché mi piace anche così. Però ho allungato appunto anche il tavolo, soltanto questa parte di qua. Ovviamente questo tavolo così non può restare qui perché, come vedete, quando si va ad aprire non è finito come quando è chiuso. Qui manca proprio il pezzettino laterale e poi le gambe non sono più centrali perché una è a metà e l'altra invece è quasi alla fine del tavolo. Non vado ad allungarlo tutto perché tutto lungo misura 260 cm. Arriva tipo qua e poi diventa eccessivo. Quindi allungandolo soltanto da una parte mi piace proprio questa misura che così è 2,20 m per 90 cm. A me piacerebbe fare un 2,20 m per 95 o anche un metro. Vediamo se un metro ci può stare perché comunque questo angolino non è grandissimo. Ma allungando il tavolo
Per assurdo, questa zona sembra più grande perché andiamo a sfruttare un pochettino di più anche questa parte qua, che di solito invece non usavamo, in quanto il tavolo da chiuso restava proprio perfettamente all'interno delle scale, quindi sembrava proprio un cubotto piccolino. Invece così, allungando il tavolo, sembra quasi che si sia allungata questa zona e mi piace, e quindi voglio fare assolutamente questa cosa, cambiare il tavolo, anche perché, come vedete, andando ad allungarlo ci sono i tagli del tavolo che non mi piacciono, vedete qui, mentre di qua invece c'è solo questo profilino che si nota poco. Quindi da chiuso mi piace, però da aperto non sta bene, quindi per forza devo andare a fare questa cosa, e anziché farmelo fare in legno per la taverna, secondo me è più bello e ci sta di più farlo per la casa, che comunque è la zona questa che sfruttiamo di più. Aperta e chiusa la parentesi del tavolo, durante questa la registrazione di queste clip è suonato un altro corriere, mi ha portato un pacco che però non so da chi arriva, quindi andiamo subito ad aprirlo. Vediamo un po' che cos'è, perché sono curiosa, non sapendo di cosa si tratta sono ancora più curiosa. Wow, non me l'aspettavo proprio. Mi sono arrivati dei prodottini per la lavatrice, una cura lavatrice express della marca Sole, con estratti di eucalipto. Questo è un 8 azioni in 1, efficace nei cicli brevi, efficace a basse temperature, rimuove cattivi odori, rimuove sporco e residui, pulisce le pareti interne della lavatrice, protegge la lavatrice, dà un profumo fresco e piacevole all'interno della lavatrice. Grazie, curiosa di provarlo. E poi l'altra cosa è questa: la tua maglietta preferita inizia a sentire l'età che avanza e vuole restare nel cassetto. Che cos'è? Cioè, tutto confezionato, vado ad aprire perché non so di cosa si tratta. Nel frattempo c'è un concerto di cani fuori, si vede che sta passando qualcuno. No, c'è un corriere, vediamo se riesco a finire questa clip. Ovviamente no. Ok, rieccomi, è arrivato un altro pacco. Allora, già che ci sono, poi lo apriamo anche quello. Dicevo, qua cos'è che c'è? Cura tessuti, ripara un anno di danni ai tessuti, ovvero... Allora, per dare praticamente nuova vita ai vestiti un pochettino usati e lavati tipo 20.000 volte. Ripara le fibre, elimina i pallini, ridona brillantezza ai colori con cheratina. Ottimo, anche questo una dose. Indicato per quei capi colorati che hanno un colore non più bello intenso, con dei pelucchini e con fibre ruvide al tatto. Dopo averlo utilizzato, colori vivaci brillanti, tessuti senza pallini e tessuti morbidi. Ovviamente li proverò. Grazie mille Sole per questo bellissimo regalo che io apprezzo ormai. Tanti prodotti di pulizia per la casa li provo volentieri, a differenza di anni fa, al quale io non pensavo proprio queste cose. Altro pacco arriva da Passione Unghie, mi ha contattata e mi ha chiesto se volevo provare dei prodotti per le mani, per la cura delle mani, dei piedi e del corpo, se non ricordo male. Sapete che io da sempre acquisto i loro prodotti per quanto riguarda le unghie, quindi gel semipermanenti, e mi trovo benissimo. E quando mi hanno contattata sono rimasta super super contenta. Guardate quanti prodottini abbiamo. Una crema per le mani, e sono sono tipo sotto forma di campioncini, vedete un po' qua. Quindi crema mani, e ne abbiamo due anti-aging e setificante, due creme per i piedi e le gambe, nutriente e drenante. E poi qui cosa c'è? Ah, ok, qui ci sono tutti gli altri, e abbiamo appunto crema mani, piedi, crema per piedi e gambe, una crema corpo drenante nutriente, un'altra crema corpo idratante vellutante, e uno scrub mani e piedi levigante e rigenerante. Bella l'idea di averli sotto forma di campioncini, immagino che questa sia la stessa identica cosa. Sì, esatto. Grazie mille anche a
passione unghie per questi regalini che sicuramente andrò a provare, anche perché forza di igienizzarsi le mani tendono a seccarsi ancora di più, quindi sono contenta di avere questi prodottini da utilizzare. Adesso vado a sistemare tutto e vorrei andare a casa dei miei, o meglio, io non entro. Dicevo, io ovviamente non entro, però so che Pato soffre a stare in casa tutti i giorni senza poter uscire, visto che loro non possono portarlo a fare una passeggiata. E visto che oggi c'è una bella giornata, quasi quasi stavo pensando di andare io. Ovviamente loro fanno uscire Pato in giardino con il guinzaglio, io lo prendo e lo porto a fare una passeggiata. Di solito andiamo in campagna e quindi lo porterò lì insieme a Gioia, che ha già capito tutto, mentre Mocha invece la lascerò a casa, perché tre non riesco assolutamente a gestirli da sola. E quindi dai, quasi quasi andiamo da Pato? Andiamo da Pato? Adesso vi faccio vedere cosa fa. Io, Gioia, ho un'idea. Andiamo da Pato, così andiamo a fare un giretto. Andiamo? Andiamo a fare un giretto? Quando fa così con la testolina la adoro. Vero, piccola? Appena arrivata a casa, sono stata con appunto i cagnolini, come avete visto, li ho portati a fare una passeggiata. È arrivato il risultato del tampone di mio papà ed è positivo, lo immaginavamo in realtà, perché abita con due che sono risultate positive, mia mamma e mia sorella, quindi era abbastanza scontato, cioè ci abbiamo sperato, però alla fine è positivo anche lui. Tra l'altro abbiamo scoperto che è positivo anche il moroso di mia cugina, una strage, letteralmente una strage. Mi raccomando, mettete sempre la mascherina, cercate di uscire il meno possibile, perché è un incubo stare a casa in quarantena e con il Covid, perché davvero non si può fare nulla, bisogna evitare qualsiasi tipo di contatto e non è bello. Tra l'altro oggi ho chiamato anche mia nonna, l'ho trovata bene, però giustamente poverina si è anche stufata di stare a casa da sola e ne avrà ancora sicuramente per più di una settimana. E vabbè, adesso vado a cambiarmi e sistemo le cose che ho lasciato qui dai pacchi che mi sono arrivati oggi, perché poi sono partita e non ho più riordinato niente. Abbiamo finito di cenare, fra pochissimo io vado a farmi una bella doccia e mi struco, poi mi metto subito in pigiama. Tra l'altro stavo pensando che non abbiamo ancora acceso la stufa pellet, perché non sono ancora venuti a farci la pulizia. Ho chiamato tipo 3 settimane fa per prendere appuntamento, sono talmente pieni, mi ha detto che mi avrebbero richiamato, però ancora non ho ricevuto la chiamata, quindi non l'ho ancora accesa, anche se normalmente l'anno scorso in questo periodo l'avevamo già accesa. Di solito la sera mi piace accenderla almeno un paio d'ore, perché crea una bella atmosfera e poi mi piace proprio il caldo che fa. Però stavo proprio aspettando loro, se la cosa andrà per le lunghe andrò ad accenderla e poi pace, faranno la pulizia in seguito. Niente, spero che questo video come sempre vi sia stato di compagnia, se è stato così mettete un pollice in su ed iscrivetevi al canale. Un bacione e al prossimo video, ciao!